Se stai cercando qualche consiglio per acquistare un nuovo tablet Android sulla fine del 2019 e l'inizio del 2020, forse posso darti qualche consiglio. Ciao, sono Dani di Turbolab.it. Ho passato le ultime giornate a scartabellare nei cataloghi dei produttori per trovare i migliori tablet Android di questo periodo. Nei prossimi minuti, quindi, ti zipperò tutto quello che ho scoperto, tutti i migliori modelli che ho incontrato e ti farò una presentazione di quelli che possono essere i punti di forza di ogni prodotto a vari punti di prezzo. Se argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se mi incontrate per strada e mi chiedete: "Ehi Zane, qual è il miglior tablet Android da acquistare nella fine 2019 e inizio 2020?", vi rispondo senza nessuna esitazione: Samsung Galaxy Tab S5e. Ben inteso, si tratta del modello economico della famiglia Samsung Galaxy, che però riprende dal più costoso Samsung Galaxy Tab S6 tutte le caratteristiche più importanti. Si parte dal bellissimo corpo in metallo che conferisce a questo tablet un aspetto veramente premium. Ma ci sono altri due aspetti che mi sono piaciuti veramente tanto, ovvero che per essere un tablet ha delle cornici di plastica bezel intorno allo schermo veramente strettissime, ha un display da 10,1 pollici ad una risoluzione altissima, 1600x2560 pixel, ed ha uno spessore di soli 5,5 mm, ovvero addirittura inferiore ad alcuni smartphone. Tutte queste attenzioni fanno sì che il tablet pesi solo 400 grammi, quindi è abbastanza leggero da non indolenzire il polso e il braccio quando magari lo teniamo in mano a lungo. Sotto il cofano troviamo uno Snapdragon 670 affiancato da 4 GB di RAM. Ora, si tratta di una configurazione sicuramente mid-range, quindi non abbiamo le performance esplosive dei più veloci processori della famiglia Snapdragon 700 oppure 855, però si tratta comunque di una configurazione ben allineata con il prezzo di questo prodotto e che ci garantisce una buona fluidità di utilizzo nella maggior parte delle circostanze. Per salvare i dati on board ci sono 64 GB di RAM, ma potremmo sempre espanderli anche tramite una schedina SD aggiuntiva fino a 512 GB. Troviamo poi quattro diffusori audio che garantiscono una resa sonora piuttosto buona. Ora, sul sito ufficiale Samsung parla della realizzazione di queste case in collaborazione con HG e con addirittura parla del supporto a Dolby Atmos. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci però che sì, suona molto bene per essere un tablet, ma siamo comunque davanti ad un dispositivo estremamente sottile e quindi non possiamo aspettarci performance veramente ottimali. L'utilizzo delle cuffie per i film, per le esperienze immersive più importanti è quindi sicuramente consigliato. La batteria è da 7000 mAh e garantisce oltre 10 ore di utilizzo continuato, che per un tablet vanno benissimo perché sostanzialmente lo utilizzeremo per poche ore al giorno, quindi possiamo anche pensare di lasciarlo sempre acceso e appoggiato sul tavolino, anche perché l'ottimizzazione hardware software è buona e quindi lo scaricamento da spento è veramente minimo e quindi ricaricarlo fondamentalmente una o due volte alla settimana. La porta per la ricarica e il collegamento al PC è una USB Type-C, però attenzione, manca purtroppo il jack da 3,5 mm per le cuffie e quindi dovremo utilizzare l'adattatore che ci viene fornito in dotazione per collegare le classiche cuffiette. L'aspetto negativo è che fondamentalmente, oltre a doverci sempre portare dietro l'adattatore, non potremo ricaricare il tablet mentre stiamo utilizzando le cuffie. Quindi, se per voi è una cosa importante, fate attenzione a questo aspetto. C'è il lettore di impronte digitali per sbloccare rapidamente il tablet, che è integrato nel pulsante di accensione. Per quanto riguarda la connessione ad internet, invece, il modello che personalmente raccomando è quello solo Wi-Fi. C'è anche una variante con Wi-Fi più 4G LTE che ci permette di utilizzare il tablet anche in modo autonomo, però costa una trentina di euro in più. Inoltre, ragazzi, io ho sempre il problema che se utilizziamo due schedine diverse, una per lo smartphone e una per il tablet, dobbiamo pagare l'abbonamento per entrambi ogni mese ed è una scocciatura. Personalmente preferisco tenere il tablet solo wifi, utilizzarlo magari a casa, in ufficio dove c'è copertura, e se proprio sono in spiaggia, in montagna, in una zona in cui non ho copertura wifi per il tablet, posso sempre mettere in tethering lo smartphone e collegarmi tramite quello. Quindi si risparmia a lungo tutta la filiera. Samsung Galaxy Tab S5e monta Android 9.0, quindi la penultima versione nel momento in cui registro questo video.
con sopra applicata la skin proprietaria One UI, che è sicuramente meglio delle versioni precedenti delle skin realizzate da Samsung, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Gli aggiornamenti purtroppo sono un'incognita, mi aspetto che Android 10, l'aggiornamento di Android 10 arrivi nel corso del 2020, però da lì non ci sono garanzie, né per quanto riguarda le nuove versioni di Android, né per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza mensili. Come ultima nota da tenere presente prima di acquistare questo prodotto è che non c'è il supporto al pennino Pen S, quindi quello presente nel Samsung Galaxy Tab S6, il modello superiore. Potremmo comunque acquistare un modello compatibile di terze parti per scrivere sul display, ma non c'è appunto il supporto per lo specifico pennino ottimizzato da Samsung. Questo è uno degli elementi di differenziazione principale del modello superiore. Se per voi è importante, tenetelo a mente. Questo Samsung Galaxy S5e secondo me è un ottimo tablet, personalmente lo raccomando a tutti coloro che stiano cercando un tablet Android in questo momento. Però capisco che non tutti siano disposti a spendere circa i 400 euro richiesti per questo prodotto e cerchino qualcosa di un pochino più economico. Bene, come soluzione di backup nella fascia più budget, personalmente raccomando Samsung Galaxy Tab A 10.1. La famiglia Tab A, come sappiamo, è quella di fascia inferiore rispetto alla Tab S di Samsung, però comunque conferisce un buon valore in questo punto di prezzo. Nello specifico abbiamo sempre un tablet da 10.1 pollici, in questo caso il display è un IPS LCD, quindi non è un Super AMOLED come nell'S5 e il colpo d'occhio è sicuramente meno premium. Abbiamo una risoluzione che scende a 1200x1920 pixel, quindi i testi rimangono comunque abbastanza definiti e per guardare video oppure guardare Facebook, messaggiare con WhatsApp eccetera rimane comunque un ottimo apparecchio, però sicuramente la qualità del display è un pochino inferiore. Sotto il cofano abbiamo un Exynos 7904, quindi un modello di fascia budget affiancato da soli 2 GB di RAM. Ora, 2 GB di RAM in questa fine 2019, inizio 2020 sono sufficienti, potremmo utilizzare pressoché qualsiasi applicazione disponibile su Play Store senza problemi, però potremmo iniziare a incontrare qualche rallentamento quando magari passiamo da un'app all'altra molto velocemente, oppure passiamo da una tab all'altra. Per il resto non ci sono problemi di performance e nemmeno problemi per quanto riguarda lo storage. Abbiamo infatti 32 GB di spazio a disposizione a bordo che potremmo sempre espandere con una schedina micro SD con capacità massima fino a 512 GB. La batteria in questo caso è da 6150 mAh, garantisce un'autonomia di 8-9 ore lontano dalla presa di corrente, vale tutto quello che abbiamo detto, fondamentalmente un ricarico o due alla settimana dovrebbero bastare. In compenso anche qui USB Type-C per il caricamento, però il jack audio 3,5 mm è stato conservato, quindi potremo ricaricare e utilizzare la presa cuffie contemporaneamente. Niente lettore di impronte digitali, non è un grossissimo problema se lasciamo sempre il tablet a casa, oppure se lo lasciamo a casa e in ufficio e ci ricordiamo di bloccarlo, dovremo immettere il codice oppure utilizzare la sequenza di sblocco. Mi sarebbe piaciuto, però a questo punto di prezzo forse è chiedere un po' troppo. Anche qui per contenere dei costi raccomando la versione solo wifi senza 4G per i motivi che già esposto in precedenza. Per quanto riguarda il software a bordo, anche in questo caso Android 9.0 con skin Samsung One UI e nessuna certezza per quanto riguarda gli aggiornamenti. In complesso comunque questo Samsung Galaxy Tab A da 10.1 pollici è sicuramente un'ottima soluzione nella fascia budget. Se siete interessati ad acquistarlo trovate il link qua sotto nella descrizione del video. Quindi in definitiva fino adesso abbiamo visto due tablet, il S5e per quanto riguarda la fascia media, quello che io personalmente raccomando a tutti quanti, e il Tab A nella fascia budget. Però chi volesse spendere ancora di più, chi volesse il meglio del meglio che c'è in circolazione in questo momento per quanto riguarda i tablet Android, la mia raccomandazione è di ragazzi non fatelo, perché si tratta di un investimento troppo importante per un apparecchio di questo tipo. Probabilmente se state cercando un tablet di fascia alta, cercate una macchina per lavorare, per fare tante cose, personalmente vi raccomando un PC Windows. Se però volete a tutti i costi un tablet di fascia massima, il migliore in circolazione in questo momento è indubbiamente Samsung Galaxy Tab S6.
Si tratta sostanzialmente di un modello equivalente all'S5e di cui ho parlato in apertura, ma che ha sotto al cofano delle caratteristiche maggiorate. In particolare troviamo 6 GB di RAM e il processore Snapdragon 855. Quindi non è l'855 più a bordo degli smartphone di ultimissima generazione, però è il modello immediatamente precedente e si difende davvero estremamente bene. Troviamo poi tutte le altre caratteristiche e punti di vantaggio che ho già descritto per l'S5e, con in più la possibilità e la compatibilità di utilizzare il pennino Pen S che si trova direttamente dentro alla confezione. Come soluzione alternativa, sempre rimanendo nella fascia altissima del mercato, vi raccomando di dare un'occhiata anche a Samsung Galaxy Tab S4. Si tratta del modello immediatamente precedente a questo S6, perché appunto l'S5 non esiste. Hanno prodotto solo l'S5e, che è una fascia media, però appunto Tab 6 e Tab 4 sono sostanzialmente uno il prosieguo dell'altro. Questo Tab 4 è un ottimo modello, è stato lanciato l'anno scorso, era il top di gamma, che però grazie appunto al lancio di Tab 6 è sceso un po' di prezzo. Sotto il cofano monta uno Snapdragon 835, quindi il meglio dell'anno scorso, affiancato da 4 GB di RAM. È ancora oggi una bomba a tutti gli effetti. Date un'occhiata, valutate i prezzi, confrontateli, se trovate una buona offerta, non fatevi scoraggiare dal fatto che si tratta di un tablet dell'anno scorso, perché è ancora un ottimo, ottimo prodotto. Se volete spendere il meno possibile, cercate un tablet magari da dare ai ragazzi oppure da lasciare distrattamente sul tavolino, da non trattare come un gioiello, perché appunto è qualcosa che può essere sostituito facilmente, date un'occhiata a questo Teclast P10 HD, che a soli 92 euro vi garantisce un tablet davvero molto interessante. Ora, sorrido perché personalmente ho dato un'occhiata ai tablet Android di fattura cinese, dei marchi minori cinesi in circolazione, ci sono ragazzi un sacco di schifezze. Ci sono ancora gli scaffali, anche nei negozi fisici, che sono pieni di tablet di questo tipo, con magari vecchie versioni di Android. Invece questo Teclast P10 HD mi è piaciuto, perché appunto con soli 92 euro ci si porta a casa un tablet con diagonale da 10.1 pollici, un processore octa-core di fascia comunque economica, ma comunque accettabile, 3 GB di RAM, 32 GB di spazio disponibile e una serie di caratteristiche anche dal punto di vista della forma che non sono presenti in molti altri tablet economici. In particolare la risoluzione dello schermo è la stessa del Tab A che abbiamo appena trattato, quindi 1200x1920, quindi un buon pannello IPS. Le cornici di plastica nera sono abbastanza ristrette, che è uno dei difetti che generalmente incontriamo in questi tablet, e sotto il cofano troviamo Android 9.0. Questo aspetto è importante perché probabilmente questi tablet economici non verranno mai più aggiornati, però assicurandoci che ci sia appunto Android 9.0 penultima versione, non ci saranno troppe funzionalità mancanti, perlomeno nell'immediato, quindi potremo avere una buona esperienza Android. Ora ragazzi, questo tablet personalmente è quello che raccomando a tutti coloro che vogliono spendere meno di 100 euro per un tablet Android, però ricordate che si tratta pur sempre di un modello economico, quindi a parte il fatto che non verrà probabilmente mai aggiornato, anche le performance non saranno ottimali per quanto riguarda sfogliare i social network, il web, leggere magari un ebook oppure dare un'occhiata alle ultime notizie. Va benissimo, è un ottimo prodotto, però chiaramente non aspettatevi di videogiocare al massimo oppure di poter saltare da un'app all'altra senza nessuna attesa. Il processore, ripeto, è di fascia media e un pochino di scatti si notano quando si scorrono le pagine. Un altro problema che ho rilevato è il fatto che magari non tutti i tap sullo schermo verranno rilevati immediatamente. In alcune circostanze potrebbe essere necessario toccare due volte magari uno stesso comando. Non è la fine del mondo, non si verifica sempre, non è una cosa che secondo me è eccessivamente bloccante per quanto riguarda la mia raccomandazione, però sappiate che questo è il prezzo da pagare per un tablet a meno di 100 euro. Bene, da Zan di Trubla.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece hai un tuo tablet preferito, fammi sapere nei commenti qua sotto tu che cosa raccomanderesti, che cosa ti piace e perché ritieni che sia meglio o peggio rispetto a quelli che ho appena citato. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video. Ciao!